Oggi abbiamo il Palazzo Celeste che distrugge la Stazione Spaziale Internazionale. Il Palazzo Celeste, nel caso in cui non lo sapeste, è il nome della cosiddetta Stazione Spaziale Cinese. Quindi intratteniamo queste celebrità, che sono solo delle pantomime dove ci presentano un video con della musica stravagante. Un globo, che non è altro che una palla gonfiabile da spiaggia, dove ci mostrano come fanno il taglio dei capelli con uno speciale aspirapolvere. Quella specie di aspirapolvere viene utilizzato per aspirare i minuscoli pezzettini di capelli, altrimenti potrebbero arrecare potenziali rischi per la sicurezza dell'hardware della stazione spaziale cinese. Dicono, ovviamente, ha senso fino a quando non andiamo qui, alla NASA. Abbiate pazienza! In questo video, il Palazzo Celeste fa perdere la reputazione della Stazione Spaziale Internazionale. Ricordate che la Cina va in paranoia per dei capelli che potrebbero distruggere il loro hardware, quello della loro stazione spaziale. Ma se osserviamo la NASA giocare con l'acqua, chi è sano di mente getterà mai l'acqua in giro in un ambiente pieno di congegni elettronici? Specialmente visto che la Cina è paranoica riguardo a dei minuscoli peli? Questi pagliacci non riescono a tenere in piedi le loro fandonie. Sappiamo che mentono, non appena aprono bocca per raccontarci al credo che viviamo su un globo. E chi ha approfondito ha compreso che vivere su un globo è scientificamente impossibile. Perdiamo solo tempo a confrontare le loro affermazioni dove ci ingannano con le loro tecniche in CGI, messe in piedi per sostenere delle stupide teorie. È una presa in giro. In questo momento, se la Cina è così paranoica riguardo ad un minuscolo cappello che potrebbe potenzialmente distruggere il loro hardware, allora l'America non intratterrebbe mai questa sciocca farsa dentro la loro stazione spaziale. Mai, ripeto, mai uno sano di mente lo farebbe. Ma ovviamente nessuno è veramente su una stazione spaziale in orbita attorno a un globo. È tutta una stupida sciarada, perché molti di voi sanno che usano molteplici tecniche. Una di queste è la realtà aumentata, dove interagiscono con cose che in realtà non sono lì. Lo fanno per abbindolare individui creduloni ipnotizzati dai social e dalla TV, per far credere che questi pagliacci si trovano in uno spazio con assenza di peso. Oppure quando si lavano i capelli nella presunta ISS. Guardate le bollicine che vanno a spasso, oppure quando vanno al gabinetto. Su indice alfabetico trovate toilette sulla ISS. L'astronauta Clayton Anderson lo dice chiaramente. È possibile che queste gocce fluttuanti entrino in contatto con attrezzature delicate e ne danneggino i componenti. Lo dice anche Karen Nyberg, stando attenti a non far disperdere le gocce nella stazione. Ma non lo fa! Quindi, quando confrontiamo i video della Cina e della NASA, viene alla luce il problema. Uno sano di mente giocherebbe mai con l'acqua in un ambiente elettrico? L'astronauta è lì semplicemente per farci credere che si trovano in uno sciocco ambiente privo di pericolo, mentre ride sotto i baffi. È scientificamente impossibile che una stazione spaziale giri a velocità ridicole attorno ad un globo? Scientificamente impossibile! Vi lascio con questo video dove si presume sia stato prodotto, realizzato dalla NASA con le riprese in timelapse della ISS. Ho velocizzato alcuni segmenti del video e poi, a velocità normale, ho ingrandito alcune sezioni dove si vedono i lampi. Trovate lo stesso argomento sulla pagina web www.tinelli.eu, nella pagina indice alfabetico, sotto la voce ISS fake di un timelapse del 3 ottobre 2016. Se i lampi vi sembrano reali, il problema siete voi.